La prima cosa che voglio dirvi è che dobbiamo essere contenti dell'attenzione che ci stanno dedicando tutti. Noi non dobbiamo né fischiare a chi viene a fare qui inchieste giornalistiche, né dobbiamo chiedere, non ci dobbiamo neanche chiedere da chi siano mandati, perché sappiamo benissimo che c'è solo l'imbarazzo della scelta per capire. Per capire un po' come sta andando in questo momento la campagna elettorale del 4 marzo, voglio dirvi un paio di cose. Noi ogni mattina ci svegliamo, abbiamo un attacco da Berlusconi, un attacco da Renzi, un attacco da Grasso, abbiamo un attacco da tutti quanti. Ora, se vogliamo passare il tempo a rispondere a loro, fate pure, ma noi dobbiamo dedicarci a quello che si deve fare per l'Italia e dobbiamo essere anche orgogliosi di quello che siamo, perché noi siamo una forza politica che non ha mai detto di avere esseri superiori al proprio interno, ha sempre detto di avere delle regole. Chi sbaglia, e allora vuol dire che ha sbagliato e non fa parte del Movimento 5 Stelle, ma chi invece sta in queste regole ha creato la prima forza politica del paese, che oggi è il Movimento 5 Stelle, che è il primo movimento d'Europa e che è giusto che venga attaccato dai nostri competitor, perché hanno forze politiche che sono la metà della grandezza del Movimento 5 Stelle. Pensate a gente come Berlusconi, che ha un partito del 15%, quello non ci può pensare che noi siamo oltre il 30%. Pensate a Renzi, che con tutte le televisioni sta intorno al 20%. Dobbiamo tenerlo presente questo. E allora, è normalissimo, ed è bene che tutti quanti vengano a farci le pulci, assolutamente. Ora, però, parliamo di quello che dobbiamo fare per l'Italia. Io sono sicuro, sì, per il sud e per l'Italia, perché appena parlare sud e nord siamo diventati il mezzogiorno dell'Europa come paese, questo è il punto. Io penso una cosa, non possiamo più pensare che i programmi politici si possano basare su 10 punti di PIL in meno, in più, 10 punti di occupazione o disoccupazione in meno, in più. Io non vengo a portarvi un programma di 20 punti per l'Italia in cui vi dico faremo salire del 10% l'occupazione giovanile, faremo scendere del 20% l'occupazione e la disoccupazione generale. Questi sono dei numeri che oggi stanno solo scoraggiando gli italiani. Lo sapete perché? Perché mi chiamano continuamente da tutta Italia tanti ragazzi e mi dicono: ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico giovane a non trovare lavoro, visto che i TG dicono sempre che la disoccupazione giovanile sta calando? Vuoi vedere che sono rimasto l'unico in Italia a non trovare lavoro, visto che i TG celebrano sempre l'aumento dell'occupazione? O gli imprenditori che mi dicono: non vedere che non sono in grado io di agganciare la ripresa, visto che si parla di questa super ripresa che sta avendo l'Italia, del PIL che cresce. E questo è un problema, perché stiamo cominciando a convincerci di essere noi incapaci di agganciare questo momento splendido dell'Italia. Ma in realtà a quei ragazzi che mi dicono: vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, dico sempre: guarda che la disoccupazione giovanile si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. Quelli che non trovano lavoro sono i giovani disoccupati. Ma se io me ne vado all'estero come giovane italiano o smetto di cercare lavoro perché ho perso le speranze e quindi divento un inattivo, la disoccupazione giovanile scende perché io esco dal calcolo. Allora, quando vedete quei fenomeni a Roma che si vantano del calo della disoccupazione giovanile, tenete sempre presente che quelle persone si stanno vantando dei nostri giovani, soprattutto del sud, che se ne vanno all'estero. Di questo si stanno vantando quando dicono che è calata la disoccupazione giovanile. Come quando sentite parlare del calo dell'occupazione, dell'aumento dell'occupazione, ricordatevi sempre che stanno aumentando i contratti, non le ore di lavoro. Questo è un paradosso del Jobs Act. Hanno creato delle leggi per precarizzare la vita dei lavoratori così tanto, dei dipendenti, ma anche di coloro che fanno impresa,
a tal punto che oggi il 33% dei contratti interinali in Italia dura un giorno. E andate a dire a quelle persone che stanno lavorando, quelle persone stanno cercando lavoro ogni giorno, perché devono farsi rinnovare un contratto in maniera giornaliera. Però quello che non sapete, magari, o che non sappiamo, io neanche lo sapevo prima di arrivare qui, quello che non sapevamo è che un'ora di lavoro a settimana, pagata con un voucher, viene calcolata come una settimana di lavoro. Quindi, se ti pagano un'ora, per esempio mentre fai il babysitter, quell'ora per l'Istat vale una settimana, l'occupazione aumenta. Quel contratto di un giorno vale 7 giorni e l'occupazione aumenta. Allora, alla fine, noi ci dobbiamo chiedere quante ore di lavoro in meno mancano rispetto ai periodi pre-crisi. Mancano 1 miliardo di ore di lavoro rispetto ai periodi pre-crisi, quindi possono dire che aumentano i contratti, ma non l'occupazione. E io questo non lo dico perché ne sono contento, ma perché voglio dire ai giovani e meno giovani che non riescono a trovare lavoro in Italia di non lasciarsi scoraggiare da quei dati, perché la nostra sfida non è far crescere quei dati. La nostra sfida con i 20 punti per l'Italia è farvi percepire un miglioramento della vostra qualità della vita, che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Perché se ci pensate, tutti quanti ci dicono che hanno fatto delle cose. Quante leggi anticorruzione sono state fatte? Quante leggi antievasione sono state fatte? Quante leggi per 1 milione di posti di lavoro sono state fatte? Tantissime. Eppure noi ci chiediamo, ma queste leggi che sono state fatte cosa hanno cambiato? Perché noi ci svegliamo la mattina e ci diciamo, però le difficoltà della nostra famiglia sono sempre le stesse, o addirittura in più. Allora è questo, adesso ne parlo, se sempre questo fenomeno che vi chiedete gli argomenti, ne parlo di tutti, però mi dovete far fare il discorso. E questa la vera grande sfida. Fare un programma e realizzarlo in modo tale che voi possiate svegliarvi la mattina e dire, ah, la mia famiglia oggi sta meglio, non perché me l'ha detto il Digi, ma perché lo sento, perché mi sento più sicuro e mi sento uno stato più vicino. Che significa più sicuro? Significa banalmente che siamo di nuovo tranquilli quando mandiamo nostro figlio a scuola la mattina senza accompagnarlo. Essere più sicuri significa non vivere col terrore quando ti allontani da casa che possa succedere qualcosa a casa tua, o alla tua automobile quando la parcheggi, oppure quando cammini per strada in delle zone che magari possono essere zone che sono poco sicure. Ma perché sono poco sicure? Perché forse loro non fanno il loro dovere. Loro fanno il loro dovere ogni giorno e lanciano il cuore oltre l'ostacolo, ma mancano 10.000 agenti di polizia in Italia. Abbiamo le forze di polizia più anziane d'Europa, perché non sono mai stati fatti i concorsi. Allora questa è un'Italia, una nazione in cui si parla sempre di riforme. Dobbiamo riformare questo, riformare questo, riformare questo. Prima di riformare, iniziamo a finanziare i settori più importanti dell'Italia. Prima di riformare la scuola, mettiamo i soldi nell'edilizia scolastica e nello stipendio degli insegnanti. Prima di riformare le forze dell'ordine. Prima di riformare le forze dell'ordine. Mettete i soldi nei concorsi degli agenti di polizia, così che possano venire a fare il loro dovere nelle nostre città in molti di più di quelli che lo fanno oggi. E questo vale per tante altre cose. Io so che voi siete una terra di imprese, una terra che lavora e che dà lavoro e che cerca ogni giorno di essere una regione del sud che si rimbocca le maniche e cerca di portare a casa un grande risultato anche nel turismo, nell'agroalimentare, nel made in Italy, tutte queste cose qui. Quante volte mi hanno detto che potreste vivere solo di turismo, potreste vivere solo di agroalimentare, solo di made in Italy, e poi vengono a fare il TAP che vi distrugge il litorale. Vi dicono che potreste vivere solo di pesca, del settore legato alle bellezze del mare, e poi l'Ilva resta lì e continuano a finanziare una bomba ecologica in quel modo, che invece andrebbe finanziata, ma con la riconversione industriale, con le bonifiche, possono creare ancora più lavoro di quello che oggi abbiamo. Beh, questo è un modello di paese che a noi non piace più.
un modello in cui si continua a dire che vogliono riformare, ma le riforme sono state la scusa per tagliare soldi a tutti i settori. Perché in tutti questi anni l'unica cosa che non hanno fatto i programmi elettorali era ambire a migliorare la qualità della vostra vita. Come si comincia? Prima di tutto lasciandovi in pace. Togliamoci dalla testa l'idea che questo possa essere un paese in cui ogni problema che c'è deve avere una legge. Le leggi sono già troppe. Voi ormai non sapete più, quando avete un problema, quale sia la legge di riferimento e l'ente che quello deve risolvere. Perché? Perché ci sono 187.000 leggi in Italia. 187.000 leggi a cui se ne somma una nuova ogni 2 giorni e mezzo. Ogni 2 giorni e mezzo se ne fa una nuova. Più le leggi regionali, più le norme europee. Poi andate dal vostro professionista, commercialista, consulente del lavoro, avvocato, e gli dite: ma come si legge questa legge? E lui dice: io la stavo leggendo e già l'hanno cambiata, perché il ritmo è ogni 12 ore un cambio di norme, ogni 12 ore. Che cosa proponiamo noi in cima ai 20 punti? Non nuove leggi, ma di abolirne 400 inutili, partendo da quelle leggi che dovevano combattere l'evasione fiscale e invece di combattere l'evasione stanno combattendo le persone che hanno sempre pagato le tasse, le persone oneste. Quelle leggi che sono state create come il redditometro, lo spesometro, lo split payment, gli studi di settore, tutta roba che doveva servire, dicevano, a recuperare evasione, invece hanno reso il meccanismo così complicato che adesso alla fine quello che pagava le tasse è costretto a chiudere, perché deve ormai inserire così tanti certificati e autocertificazioni che non ci sta più dentro, e quello furbo te la certifica la sua onestà, tanto te lo scrive in un modulo che lui è onesto, tanto alla fine non gliene frega niente, sanno benissimo che tutte quelle scartoffie lo Stato non potrà mai controllarle. Come allo stesso tempo si parla sempre di controlli in azienda, ma alla fine come stanno facendo nel resto d'Europa per recuperare l'evasione? Lo stanno facendo in un semplice modo: incrociando le banche dati della pubblica amministrazione. Se tu prendi la banca dati della Camera di Commercio, la incroci con quella dell'Inps, della motorizzazione, del comune, della regione, dell'agenzia delle entrate, il furbo lo trovi sempre, ma almeno l'onesto lo lasci in pace, non gli fai fare scartoffie dalla mattina alla sera per cercare di farti dimostrare che è una persona buona. Ed è questo quello che vi voglio dire con molta franchezza e con molta tranquillità. Io credo che dobbiamo fare la lotta all'evasione, ma il metodo attuale dello Stato è ritenervi tutti disonesti fino a prova contraria e costringervi a fare carte dalla mattina alla sera per certificare la vostra onestà. Ma se una di quelle 187.000 leggi vi sfugge, e allora arriva l'Agenzia delle Entrate, l'Italia, l'Inps, arrivano enti diversi che fanno gli stessi controlli, enti diversi che fanno le stesse multe. La vita un inferno hanno reso alle famiglie, agli imprenditori, ma anche ai disoccupati che devono avere a che fare con la burocrazia dei centri per l'impiego, sentendosi umiliati perché hanno un centro per l'impiego che gli dice che non c'è lavoro, quando, non so se lo sapete, ma i centri per l'impiego non hanno mai fatto in Italia neanche l'incrocio tra la domanda e l'offerta a livello nazionale. Non hanno mai fatto, Non hanno contezza di quali lavori servono. Noi vi proponiamo di abolire 400 leggi inutili, consigli che ci stanno arrivando da tutte le parti, consigli che stanno arrivando da associazioni di categoria, dai professionisti, dalle imprese, dalla scuola, dai pensionati. Ci sono delle leggi che non solo sono inutili, ma hanno fatto del male all'Italia, come il Jobs Act, la buona scuola, la legge Fornero, che sono leggi che dobbiamo superare, diciamocelo qua, perché stanno facendo del male a quei comparti, ma non basta. Perché se io vi parlo di pensioni, non vi sto parlando solo delle persone che devono andare in pensione. Quando parliamo di pensioni in Italia, dobbiamo parlare del problema della crescita demografica. In Italia muoiono più persone di quante ne nascono. Siamo l'ultimo paese per nascita in Europa. Il primo paese per nascita in Europa è la Francia, e non perché abbia più voglia di fare l'amore di noi, perché è un paese nel quale lo Stato mette il 2,5% del PIL nelle famiglie, cioè fino al terzo figlio, quando ti nasce un figlio, ti finanziano pannolini, asili nido, babysitter, ti danno una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione e un assegno di istruzione fino al terzo figlio. Beh, i figli sono un atto d'amore, ma vogliamo sapere anche noi, quando li mettiamo al mondo, se lo Stato è con noi o contro di noi. In Francia è con loro, qui è contro di noi. Allora, se vogliamo cominciare a parlare di pensione,
e vogliamo cominciare a parlare di superamento della legge Fornero, dobbiamo anche parlare di politiche per la crescita demografica, che è la crescita più importante, perché se continuiamo così nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo, se continuiamo con questo trend, e significa che non riusciremo più a pagare pensioni, scuola e istruzione. E io ritengo che sia di un razzismo inaudito dire gli italiani non fanno figli, quindi devono arrivare gli immigrati per fare figli, ma quelle mica sono persone che portiamo qui per metterci in equilibrio la bilancia delle nascite. Se dobbiamo aiutare qualcuno lo aiutiamo, ma è quello razzismo quando ci rispondono così sul tema delle nascite. Mettete i soldi nella famiglia, visto che vi siete riempiti la bocca con la famiglia per 30 anni dicendo che volevate aiutare le famiglie italiane. Come? Questo vale anche per la sanità. Prima di finanziare la sanità dobbiamo togliere la sanità ai politici, le nomine politiche della sanità vanno tolte, vanno eliminate. Lo so, non esiste il metodo perfetto, ma una cosa è certa, che questo metodo qui non funziona. Questo metodo attuale in cui il presidente della regione, o chi per lui, fa la nomina dei direttori delle ASL, ha fatto in modo che le ASL lavorassero per la politica e non più per voi. Lo so che dico una cosa scontata, ma alla fine, pure se ve la verranno a dire le altre forze politiche, se sono forze politiche che hanno fatto le nomine nella sanità in questi anni, è difficile che riescano a cambiare le loro abitudini, perché si nutrono di questo meccanismo. E lo stesso vale per la scuola, ve lo dicevo prima. Prima di riformare, finanziamo la scuola, che significa una cosa molto semplice, che è molto importante. Se vogliamo mettere mano alla scuola dobbiamo prima di tutto centrare tre obiettivi. Che quando mio figlio va a scuola non gli cada il tetto della scuola sulla testa, che faccia lezione in un'aula con meno di 30 studenti, non una classe pollaio, e che faccia lezione con un insegnante che non cambia ogni 6 mesi o ogni anno, garantendo un po' di continuità di cambio. Ma questa roba qui non ha bisogno di nuove leggi, ha bisogno di soldi che mettiamo negli stipendi degli insegnanti per portarli alla media europea e nell'edilizia scolastica. E allora il tema, come vedete, non è di nuove leggi. Per sburocratizzare l'Italia non dobbiamo fare la legge sulla sburocratizzazione, dobbiamo abolire le leggi inutili e poi usare una legge che si fa ogni anno, che è la legge di bilancio che si fa a fine anno, in cui si decide i soldi delle vostre tasse se debbano andare nei vitalizi o nella scuola dei vostri figli, se debbano andare nelle forze dell'ordine o nei clienti. Allora qualcuno dirà che questo è populismo. E quindi dove troviamo i soldi per fare tutto quello che ho detto? Allora mi dicono: dove trovi i soldi per metterli nelle pensioni minime, dove trovi i soldi per metterli nella sanità, nell'istruzione, dove trovi i soldi per metterli nelle cosiddette politiche attive del lavoro? Io so dove andare a prendere i soldi, perché l'abbiamo visto il bilancio dello Stato. Il bilancio dello Stato ha oltre 800 miliardi di euro di costi, di spese. Questo bilancio per anni è stato un bilancio su cui si doveva fare la spending review, l'avrete sentito per anni questo senso, sono 10 anni che si fa le spending review. Si nominavano continuamente commissari per fare la spending review, che è una parola inglese per dire che tagliamo la spesa improduttiva, cioè mettiamo mano alla spesa e facciamo revisione della spesa. In soldoni, quello che non serve va tagliato. Lo avete fatto negli ultimi 10 anni di crisi voi con le vostre famiglie. Lo Stato ha nominato fior fior di professionisti, tra cui il professor Cottarelli, che ha fatto un ottimo piano per il taglio. Non sono d'accordo su tutto, ma sicuramente un piano dettagliato che avevano in mano il governo in questi anni. E a questo governo continuamente arrivavano questi professori, facevano gli studi, andavano dal Presidente del Consiglio e gli dicevano: Presidente, noi abbiamo visto il bilancio dello Stato, ci sono 8.000 società partecipate in Italia, ne dovremmo tagliare qualcuna perché qualcuna non ha neanche i dipendenti, è solo i consigli di amministrazione. Ci avete fatto la gente, ci avete messo la gente vostra nei consigli di amministrazione, ma non avete neanche assunto i dipendenti. Dobbiamo cominciare a tagliare. Quando usciva fuori questa notizia, c'era sempre un sindaco, un presidente di regione, che chiamava il presidente del consiglio
e diceva: guarda che io i voti te li ho portati perché ho messo i miei in quelle società partecipate, adesso se me li tagli li fai a spendere lui, e li fai a spendere lui, io i voti non te li porto più. E così, invece di tagliare gli enti inutili, si tagliava il commissario da spendere lui, se non si mandava a casa, è successo tante volte. Ora io vengo qui a dirvi che facciamo un altro commissario da spendere più, un altro piano sulla spendere più. I piani già ci sono, li abbiamo già pagati, molte cose si possono prendere, adesso è il momento di cominciare a recuperarli quei 30 miliardi. Votare il 4 marzo significa andarsi a riprendere 30 miliardi di euro delle nostre tasse che questi signori hanno sperperato e che hanno comprato. Se vogliamo farlo. Se vogliamo farlo, decidete voi se vogliamo farlo, se vogliamo andarci a prendere questi 30 miliardi, perché con quei 30 miliardi possiamo finanziare gli interventi per la famiglia sul modello francese di cui vi ho detto prima, gli interventi per superare la legge Fornero di cui vi ho parlato prima, dicendo anche che famiglia e pensioni sono connesse, i nonni sanno che se nascono i nipoti gli si può pagare la pensione, come i nipoti sanno che se i nonni hanno una pensione dignitosa la loro famiglia va avanti perché sono un ammortizzatore sociale i nostri nonni in Italia. Ma che paese civile è? Un paese che eroga le pensioni minime sotto la soglia di povertà. Siamo in Europa, nell'Unione Europea, ci riempiamo la bocca, la seconda forza manifatturiera d'Europa e così via, e poi l'unica cosa che sappiamo fare come paese è prendere i dati. E il Presidente del Consiglio si scandalizza e dice: oh mio Dio, l'Europa ci dice che abbiamo le pensioni sotto la soglia di povertà, e non intervengono. La soglia di povertà è 780 euro al mese. 780 euro al mese è la soglia di povertà certificata dall'Eurostat. Se oggi noi andiamo a vedere, e andiamo a vedere questi dati, capirete che ci sono centinaia di migliaia di italiani che percepiscono pensioni sotto quella soglia. Vogliamo cominciare a essere un paese civile? Prendiamo i soldi da dove non servono e portiamo tutte le pensioni minime almeno a 780 euro. Qualcuno dirà che non ci sono abbastanza soldi per fare tutto questo. Io non credo, anche perché vi dico un'altra cosa. Le misure sulla famiglia dello Stato francese di cui ho parlato prima, mica i francesi le hanno finanziate con la spending review, l'hanno finanziata superando i parametri europei. Avete sentito il 3% per 10 anni, no? Dobbiamo restare al 3%, ma non ci hanno mai spiegato neanche che cosa fosse veramente. Poi vai ad approfondire ed è un parametro buttato lì che chi l'ha inventato dice: no, abbiamo visto il 3%, abbiamo visto il 3%, non c'era una analisi, ve lo assicuro, faccio un'intervista di un autorevole quotidiano che va da quello che aveva introdotto il 3% e dice: ma perché avete introdotto il 3%? Eravamo una sera insieme e abbiamo deciso che dovesse essere. Vabbè. Allora, il tema però qual è? Che la Spagna ha sforato il 3% e ha abbassato il costo del lavoro, che significa che in Spagna se tu assumi a 1.300 euro netti un dipendente ti costa 300 euro, se qui in Italia assumi a 1.300 euro netti un dipendente ti costa il doppio, non il doppio 300 euro, il doppio 1.300, lo sappiamo tutti, prima della famiglia che ha fatto azienda per 30 anni e so benissimo come funzionava, volevi assumere personale ma non te lo potevi permettere perché costava troppo. E non ci siamo mai divertiti a licenziare, quindi la guerra che hanno innescato tra datore di lavoro e dipendente in Italia è una guerra innescata dalle ideologie politiche che hanno sfruttato i singoli partiti, ma in Italia le imprese hanno meno di 15 dipendenti, sono molto spesso realtà familiari in cui il datore e il dipendente si sentono in una squadra e lavorano insieme in prima linea. Qui il vero tema è che la Spagna è arrivata a far pagare 300 euro al datore di lavoro un dipendente assunto a 1.300, perché anche loro hanno sforato i parametri europei. Il concetto è anche abbastanza semplice: io faccio un po' di deficit in quest'anno, prendo quei soldi, li metto in una misura economica, abbassare il costo del lavoro. Appena lo faccio le imprese assumono di più, l'economia va più veloce, entrano più soldi nelle casse dello Stato e ripago il deficit che ho fatto, ma inoltre finanzio in maniera strutturale tutta la misura. Questo l'hanno fatto in Spagna, lo hanno fatto in Francia, a noi ci dicono che siccome abbiamo troppo debito pubblico non possiamo sforare il deficit. Ma la domanda è: restando in quei parametri, il debito pubblico è diminuito,
facendo la legge Fornero il debito pubblico è diminuito, tagliando la sanità e la scuola il debito pubblico diminuisce? No, segna sempre nuovi record. Perché? Perché lo sanno tutti. Se io ho un esercizio commerciale, voglio fare un investimento, non mi vendo i mobili e il registratore di cassa, perché magari con quei soldi riesco a pagare un po' di quelli che sono i debiti, ma alla fine il giorno dopo devo chiudere, non ho più gli strumenti. Che cosa abbiamo fatto in questi anni invece? Per colmare il debito, prima abbiamo distrutto il welfare, tutti i servizi sociali e i diritti dei cittadini, poi hanno cominciato anche a vendersi gioielli di Stato, Ansaldo Breda, Ansaldo SPS, hanno fatto entrare i cinesi dentro Cassa Depositi e Prestiti Reti, e i cinesi oggi sono in Terna e poi partecipano alle gare contro Terna e ci battono, forse perché stanno nei nostri consigli di amministrazione e conoscono anche i segreti delle nostre partecipate di Stato, tutto per fare cassa e alla fine il debito aumenta. Io vengo a dirvi una cosa, non ho detto che voglio sforare i parametri, perché magari potranno bastarci 30 miliardi di euro di spendere più e altri 30 che vengono per esempio dagli incentivi che si danno al carbon fossile o alle banche in Italia che si possono tagliare, si chiamano tax expenditures, scusate se utilizzo tutti questi termini in inglese, sempre per dire che sono fregature, perché alla fine sono sempre fregature ma dai sentimenti in inglese. Ma possiamo recuperare soldi da qui. Se non dovessero bastare questi soldi, io vi dico che noi preferiremo sempre la sanità degli italiani, l'istruzione degli italiani, i servizi degli italiani ai parametri europei. Non faremo mai il contrario, perché prima di tutto vengono i nostri diritti, anche perché gli altri paesi l'hanno fatto. Io sull'Europa voglio dirvi un paio di parole. La Puglia la difendiamo prima di tutto in Europa. Se vogliamo far crescere sempre di più questa regione, vogliamo difendere dei comparti che stanno morendo, agroalimentare, pesca, artigianato, made in Italy, turismo, tutto quello che avete di bello, tutto quello che avete di bello è stato distrutto attraverso dei provvedimenti europei. Ma la cosa che più mi fa arrabbiare non è il fatto che questi provvedimenti vengano dall'Unione Europea, ma è il fatto, per esempio, che il Parlamento tedesco a Bruxelles, lo sapete quanti funzionari ha? 45. Lo sapete quanti funzionari ha il Parlamento italiano a Bruxelles? 2 e 1 sta per andare in pensione. Allora ditemi con quale squadra vogliamo vincere la partita. Noi abbiamo mezzo portiere, loro hanno 11 giocatori più tutte le riserve. È logico che vincono, ma se lo meritano anche di vincere, perché noi non abbiamo mai formato i nostri funzionari, non li abbiamo mai mandati lì a scrivere le norme quando si stanno scrivendo, non dopo che le hanno approvate ci lamentiamo, perché gli altri paesi intervengono quando si stanno scrivendo le direttive, i regolamenti, le raccomandazioni, proprio per evitare quello che poi è successo ai nostri comparti agricoli, della pesca, dell'artigianato che sono stati massacrati. Ma soprattutto gli altri paesi hanno fatto valere la loro forza e noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Noi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa. Battiamo per export la maggioranza dei paesi europei e soprattutto noi all'Unione Europea ogni anno diamo 20 miliardi e ne rientrano 12. Questo che significa? Che noi siamo contributori netti dell'Unione Europea, mentre altri paesi danno meno di quello che prendono. Ora, io voglio essere un contributore netto dell'Unione Europea, ma se mi ascoltano, se difendono la mia eccellenza, la mia qualità, altrimenti gli diremo, cari signori, se non ci ascoltate, una parte dei 20 miliardi ce li teniamo e li investiamo nei settori che avete massacrato in questi anni. Dobbiamo anche cominciare a farci rispettare, nel massimo del dialogo, ma che sì, no, come si dice dalle mie parti. Ed è questo che dobbiamo cominciare a anche così. Ed è quello che voglio dire, noi non abbiamo bisogno come nazione di chissà quali leggi straordinarie, noi abbiamo bisogno di un po' di normalità. Gli altri paesi hanno difeso le loro eccellenze, hanno difeso le loro aziende, noi non lo abbiamo fatto, adesso dobbiamo cominciare a farlo e lo dobbiamo cominciare a fare avvalendoci delle migliori professionalità, delle migliori competenze. Io non vi dico che è semplice quello che stiamo dicendo, non vi dico assolutamente che sia semplice, però vi dico che vogliamo iniziare a farlo. Anche perché in questi anni noi ci siamo sentiti dire cose bellissime da tutti quanti, da tutti quanti. Anche in questa campagna elettorale, voi avete mai visto un programma elettorale brutto? Leggete il programma elettorale, non ne troverete uno brutto. Tutti belli, tutti che vogliono passare le tasse.
Qualcuno vi regala anche la pentola in omaggio, la batteria di pentola in omaggio, insieme all'abbassamento delle tasse. Però la domanda è: ma tu vuoi cambiare il paese? Perfetto, mi fa piacere. Ma se l'hai già governato, perché non l'hai cambiato quando lo stai governando? Guardate che è fondamentale questo concetto qua, perché se non abbiamo memoria, l'unica cosa che otterranno è prenderci in giro ancora una volta. Noi dobbiamo avere memoria. Io anche, guardate che la memoria è una cosa che fa brutti scherzi, ricordi alcune cose e ne dimentichi delle altre. Per carità, anche io in questi 5 anni ho vissuto tante cose in Parlamento insieme a tutti gli altri parlamentari, ma non le ricordo tutte. Anche a volte leggo degli articoli giornali e dico: questa porcata che avevano fatto non me la ricordavo più. E questo io vi chiedo però, di ricordarvi chi sono stati questi signori. Anche perché siamo in una situazione paradossale. Ora, Antonella diceva: è l'unico candidato breve. Ma vi rendete conto? Noi abbiamo fatto delle elezioni per eleggere il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché tutti gli altri dicevano: no, noi abbiamo un candidato premier, noi abbiamo un candidato premier. Alla fine sono rimasto solo io, perché il centrodestra c'ha Berlusconi che è ineleggibile, Salvini dice che è lui, la Meloni dice che è lei, e Berlusconi dice che non è nessuno di tutti e due. È così. Dall'altra parte c'era Matteo Renzi, il quale però prima è partito dicendo: io sono il candidato premier, sono io, e poi alla fine, a un certo punto in questa campagna, siccome ha visto che più si esponeva lui, più il PD crollava, ha detto: però a me va bene anche Gentiloni. E io allora con chi mi devo confrontare in questa campagna? Con chi mi devo confrontare? Qualcuno mi ha criticato quando ho detto: io da Renzi non ci vado più. Ma se lui dice che è Gentiloni, e allora ci dicano chi è il candidato premier e ci andiamo a confrontare. Però in questa paradossale situazione di campagna elettorale, la cosa che più mi fa ridere è che sia l'uno che l'altro, sia Renzi che Berlusconi, hanno già governato l'Italia. La loro occasione per abbassarvi le tasse, per aumentare il lavoro, per migliorare la qualità della vita, l'avevano già avuta. E l'hanno avuta, gliel'abbiamo data, e voi italiani gli avete dato anche delle grandissime opportunità. Tieni presente che, per esempio, tenete presente che a Renzi gli è stato dato il 40% dell'Europa, a Berlusconi gli sono stati dati in alcune regioni tutti i collegi, tutti i seggi. Questi avevano avuto una grandissima disponibilità e fiducia da voi. Adesso però possiamo dirci che il loro programma può essere anche bello, ma non hanno più la credibilità per prometterci nulla, perché negli ultimi 20 anni non lo hanno fatto. E a questo si aggiunge un'altra cosa che è importantissima, è molto importante: la libertà. A che serve dire che puoi fare la rivoluzione energetica, che puoi mettere i soldi nella rivoluzione energetica e poi ti fai pagare la campagna elettorale dei petrolieri? Se le aziende del petrolio ti pagano lecitamente la campagna elettorale, tu mi vuoi pure venire a promettere che farai la Green Revolution, la Blue Economy, ma io basta che so chi ti paga per sapere per chi governerai il giorno dopo. In questi anni noi abbiamo avuto sempre una grande fortuna, voi ci avete finanziato sempre con piccole donazioni, non abbiamo preso fondi pubblici né soldi dalle grandi lobby, e questo ci ha permesso di fare una cosa, di avere le mani libere, non per fare sempre la cosa giusta, ma magari per sbagliare in buona fede, per chiedervi scusa. Anche questa campagna, io ho lanciato la raccolta fondi 1 mese e mezzo fa, sono arrivate circa 13.000 donazioni che hanno messo insieme, con una media di 29-30 euro, 500.000 euro di donazioni. Più donerete a quel fondo, più ci permetterete di fare una campagna in tutta Italia. Ci sono almeno 2 tour in questo momento, uno è questo qui e un altro quello di Alessandro Arnoldo, che non si ricandida ma si sta facendo veramente, sta dando anima come l'ha sempre dato.
Poi voi direte, però poi dicono sempre che voi non siete bravi a governare. Io voglio dirvi una cosa, voglio farvi un paio di domande per fare un sondaggio qui e capire un attimo. Qualcuno vi ha mai detto che noi, la parentopoli di Alemanno, siamo stati noi a tirarla fuori e a cacciare la parentopoli di Alemanno dall'ATAC di Roma, cioè i parenti di Alemanno assunti dentro l'ATAC? Ve l'ha mai detto qualcuno che noi li avevamo cacciati? Vi ha mai detto qualcuno, nell'ottica della spending review, che siamo passati da 30 società partecipate a 11 società partecipate a Roma, facendo un accorpamento e quindi facendo risparmiare soldi ai romani? Qualche pigina, ma io. Vi ha mai detto qualcuno che l'assemblea capitolina di Roma costa il 98% in meno di quanto costava sotto Alemanno e Marino, perché abbiamo tagliato le autobus, i consiglieri, abbiamo tagliato le spese inutili, gli stabilissimi? Qualche TG ve l'ha mai detto? E qualche TG vi ha mai detto che i nostri comuni sono gli unici che non hanno mai aumentato il debito pubblico in questi anni? 4 anni in media di governo dei 45 comuni 5 stelle abbiamo abbassato il debito pubblico al 30%. Qualcuno ve l'ha mai detto? Del 30% è sceso il debito pubblico dei nostri comuni, mentre Renzi ci ha regalato solo lui in 3 anni 130 miliardi di euro più di debito pubblico. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un albero di Natale che è diventato così famoso che ha aumentato del 10% i turisti a Piazza Venezia. Sbaglieremo e vi chiederemo scusa, ma la grande garanzia che avete dal Movimento 5 Stelle è che non ci siamo mai venduti a nessuno, non vi abbiamo mai tradito. Ora, i prossimi 24 giorni, perché mancano 24 giorni alle elezioni politiche, valgono i prossimi 10 anni. Ve lo dico qui, perché i prossimi 24 giorni, vado nei prossimi 10 anni, decidiamo il 4 marzo l'Italia cosa deve essere per 10 anni, non per qualche anno, non per una legislatura, stiamo parlando di molto di più, è in gioco una posta molto più alta. Allora il 4 marzo decidete voi se farci essere la prima forza politica del paese, se farci essere maggioranza assoluta o maggioranza relativa. Una cosa è certa, con i numeri di cui stiamo parlando oggi, e con i numeri che otterremo in Parlamento, nonostante la legge elettorale sia stata fatta contro di noi, loro non hanno più i numeri per farli in giudice. Voi state sentendo da un paio di giorni Renzi e Berlusconi che dicono: se non c'è la maggioranza si torna. L'avete sentito? Perché lo stanno dicendo? Perché stanno guardando i sondaggi e hanno scoperto che insieme non fanno più il 51%. Cioè la legge era stata progettata per mettere insieme Renzi e Berlusconi e fare 51 giorni. Oggi Renzi e Berlusconi non fanno più 51, perché Renzi vale il 21-22 al massimo e Berlusconi il 16-17%. Salvini e Berlusconi non fanno 51%. E quindi che cosa succederà? Che più farete crescere il movimento e più ci sarà un'unica opportunità la sera delle elezioni: o si torna a votare o per fare il governo dovranno venire a parlare con noi. E così a fermare di giugno, a fermare il governo con noi. Io vi assicuro che non lasceremo il paese nel caos, perché il caos lo vogliono loro per riuscire a non portarci al governo. Noi non lasceremo il paese nel caos. La squadra di governo ve la presenteremo prima delle elezioni, arriveremo con l'appuntamento preparati, con candidati ministri e candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi nelle prossime settimane conoscerete anche i nostri candidati ministri, non solo il candidato alla presidenza del Consiglio, perché dovete sapere qual è il capitale umano in cui stiamo investendo. E con quel capitale umano andremo alle Camere e diremo a tutti quanti: se non volete tornare a votare, non volete perdere la poltrona, allora tenete presente che c'è solo un'opportunità: convergere sui temi, non sulle poltrone. Noi abbiamo i 20 punti per l'Italia, per i prossimi 10 anni vogliamo realizzare questo. Diteci quali sono i temi vostri. E io vado a troppo sicuro, perché i temi loro ce li hanno copiati tutti questi anni. Quindi sono i nostri, sostanzialmente. Nel programma ci sono i nostri temi. Quando sentite parlare di reddito di dignità, cosa vi ricorda il reddito di dignità? Forse il reddito di cittadinanza? Forse?
quindi abbiamo delle praterie davanti a noi, ma non dobbiamo credere di aver già vinto, eh? Nei prossimi 24 giorni succederà di tutto contro di noi, si scateneranno tutti, tenete botta e andiamo avanti perché siamo la prima forza politica del paese e non dobbiamo dimenticarlo. Grazie.